la piaceva a 80 e 60. Adesso attenzione, sì, alla c'è un discreto distacco fra, perché due punti insomma sono un po' pesanti da recuperare. Ecco, Jerofeo è ritornato al suo body intero, sì, che copre anche le gambe. Dopo la prova della Jerofeeva ci sarà poi la prova delle ultime 15 ginnaste e poi sapremo la verità, non tanto per le prime tre posizioni ovviamente, quanto per quelle di rincalzo. Certo. E poi soprattutto perché interessa da vicino la situazione di Laura Zacchini. Ecco, per esempio, ecco qui le clavette completamente ferme, cioè le clavette non si possono tenere ferme in mano per più di un elemento, di un movimento, di una difficoltà, di un passaggio. Ha fatto una combinazione di pivot con le due clavette riunite in una mano. Ecco, per esempio questa è una penalizzazione che riguarda il volere artistico, perché non ha varietà nell'uso dell'attrezzo, cioè lei ha non un quarto di esercizio, ma una lunga sequenza dove praticamente tiene sempre le clavette riunite in una mano. Questo dovrebbe essere penalizzato da valore artistico, perché è stato estremamente evidente oltretutto. Ecco, di nuovo ce le ha ferme due clavette tenute con una mano. Probabilmente però è abuso di un elemento che non è tipico.